Buongiorno a tutti, io prendo. Pedro, grazie, grazie mille. Siamo in diretta sempre da Piazza Indipendenza qui a Siena per il nostro aperitivo. Si avvicina l'ora di pranzo e il nostro aperitivo ormai è diventato iconico. Sono qui come sempre a parlare di vino e sono contenta perché c'è sempre una forte presenza di giovani. Ecco, abbiamo avuto grandi aziende, pionieri della Toscana ma in tutto il mondo. Abbiamo avuto aziende nate da poco e poi abbiamo avuto nuovi progetti. Oggi sono felice perché qui ho due realtà completamente diverse, ho una realtà del Chianti Classico e ho alla mia sinistra, sono felice di presentare Giacomo Nardi dell'azienda agricola Nardi, e invece alla mia destra ho un nuovo progetto che nasce da pochissimo, sono due cugini Alberto e Francesco Landi che ci parlano appunto di un nuovo progetto di vino e di una storia incredibile. Ma a questo punto io partirei con Giacomo. Grazie, grazie innanzitutto per essere qui, vedo tanti giovani e tu sei un rappresentante, insomma. Momentaneamente, ancora per diciamo un po'. Godiamocela ancora, secondo me, perché possiamo considerarci ancora giovani, dai già. Sì, io poi vengo fresco da matrimonio, quindi esatto. È tutto molto. Intanto, allora, grazie a Canale 3, grazie a te Valentina dell'invito e insomma è sempre bello essere a Siena in questi giorni. In questi giorni Siena è assolutamente magica, ti dà delle vibes stupende. Decisamente sì. Allora, parlavamo della tua azienda agricola Nardi. Siamo a Castellina in Chianti perché siamo in Chianti Classico, ma nonostante il Chianti Classico, e tu ecco ne sei un rappresentante, potrai confermare quel che dico, sia nato nel tempo a Gaiole, a Radda in Chianti, anche la zona di Castellina in Chianti si sta dimostrando sempre più vocata, tant'è che oggi è diventata una UGA, quindi adesso Giacomo ci aiuta anche a capire che cos'è questo termine tecnico, ma adesso ti invito a parlare un po' della tua azienda, dell'azienda Nardi e di che cosa produci soprattutto. Allora, l'azienda diciamo che è un'azienda di famiglia, io sono, cioè babbo ha acquistato l'azienda nel 1998, ha piantato i vigneti tra il 2000 e il 2004, ma babbo è un cittadino di Siena, diciamo è stato, che si è espiantato poi nel Chianti Classico, e innamorato dell'agricoltura, innamorato degli animali, innamorato di tutto quello che è la campagna al 100%, e quindi ecco ha fatto questa scelta di vita in cui ha tirato all'interno anche mia mamma, assolutamente santa donna che ci sopporta, e tutta la famiglia peraltro. Sì, diciamo i figli sono arrivati un po' dopo, ma insomma il grande del lavoro devo dare a Cesare, perché di Cesare babbo e mamma sono stati assolutamente due persone che hanno creduto in un progetto e l'hanno portato in fondo. Poi babbo è sempre stato conferitore di uve, quindi aveva sempre venduto le uve ma non vinificava, e in tutto questo noi abbiamo un allevamento di suini, cinta senese, grigio senese, e non soltanto vino. Siamo un'azienda a tutto tondo, è un'economia circolare al 100%, e diciamo ecco l'ultima parte, e io in questo mi sento, sono molto orgoglioso, io sono la prima generazione insieme a mio fratello di imbottigliatori della famiglia Nardi. Bene, facciamo una cosa, noi iniziamo a versare il primo vino che sarà il Chianti Classico, do la linea a Franco che oggi invece è nella contrada della Torre. Ciao Franco! In onda Franco. Allora, entriamo in diretta, oggi abbiamo cambiato il terzo, siamo nel terzo di San Martino, siamo ospiti della Contrada della Torre, questa è la piazzetta dove c'è la fontanina, infatti c'è l'elefante lì che riceve tutte le persone che vengono dalla fontanina, e incontriamo un torraiolo doc, Luciano Ghezzi. Luciano, buongiorno. Buongiorno. E poi ci sono dei ragazzi che, come abbiamo fatto ieri nel Drago, sarà Luca a presentarli. Allora Luciano, innanzitutto parliamo come sta vivendo questo Palio della Torre. Ma io penso necessariamente non bene, ecco direi, perché noi
quando si manca in piazza ci manca qualcosa, perché la contrada vive con con il palio, vive con la festa del palio, è una contrada sanguigna, insomma, è questo. E ora purtroppo non si corre questi due pali, perché l'anno scorso ovviamente abbiamo corso tutti e due pali, e poi abbiamo avuto anche due squalifiche purtroppo che ci hanno appietato, insomma. Sicché allora si vive cantando per cercare di smaltire il nervoso che abbiamo addosso, ma insomma andiamo avanti. Ecco, poi una cosa abbastanza curiosa della torre è la contrada, che ha due avversari, l'Oca, quella ufficiale dichiarata, poi c'è l'Onda, che è, almeno nell'Onda dicono noi siamo avversari della torre, però nella torre dicono noi non siamo avversari dell'Onda, per cui c'è questo problema che risolverà l'ONU. Ora sarà interessato all'ONU? Ma può darci, sì, qui bisognerà, che qui ci vuole anche altre persone, altre autorità. Ma qui non ho capito, nel 1961 da allora Mirolli, i vari dirigenti di allora decisero che questa Onda, che era forse un'avversaria di troppo, ecco, noi la nostra avversaria praticamente storica è Fontebranda, anche perché per il rispetto che abbiamo anche come avversari. Noi purtroppo loro hanno tanta fortuna, chiamiamola così, vero? Hanno tanta fortuna e noi siamo anche sfortunati, no? E l'Onda sì, è stata messa un po' da parte, anche da parte dei ragazzi qua, non hanno questa credine sì, verso gli ondaioli, e loro forse ci sformano per questo, no? Perché vorrebbero essere più considerati da noi, ecco. Si considera sempre, è una grande contrada, si capisce, però non si considerano. E poi avere due avversari sulle spalle, insomma, è un po' troppo, egoisticamente anche questo. Allora io leggo qui nella scritta marmo della piazzetta Artemio Franchi, ricordiamo Artemio Franchi, grandissimo torraiolo, un personaggio del calcio internazionale, quando era capitano in un trasferimento da Siena a Vescona ci fu l'incidente lì, pensa, l'incidente dove ancora c'è il muro abbiamo fatto noi l'abbiamo riconosciuto un monumento lì, un piccolo monumento. Ecco, in sintesi, chi era Artemio Franchi? Artemio Franchi era, tutti più o meno lo conoscono, chi poteva essere Artemio Franchi, era tanto un'autorità direi eccezionale nel campo del calcio, nel campo imprenditore. E poi era una persona che era molto attaccata al rione, perché lui ci aveva vissuto tanto qua, e sentiva questo desiderio di essere qualcuno nella torre, mancanza di un capitano, penso meglio di lui, non poteva gestire, molto sfortunato. Io gli ho fatto il mangino, un giorno mi disse se potevo dargli una mano, potevo essere un braccio destro o sinistro, io ho fatto il mangino con lui, sfortunato anch'io, perché appena arrivato nel 77 vinse no immediatamente. E allora, insomma, però nel 77 nasce 96 ore di palio. Lasce? 96 ore di palio, 96. Che ho inventato io. Bellissimo, sì, quello del 77, ti abbiamo sempre seguito con attenzione, perché è stata veramente una cosa forse ben ideata da parte di. Allora, ora passo il microfono a Luca, ci sono questi splendidi ragazzi e Luca ce li presenta. Luca. Sì, allora io il primo ragazzo che voglio presentare è questo ragazzo qui, perché Luciano ci insegna, non si può dire il soprannome, allora dunque Luciano Luciano è un ragazzo esattamente come loro, e difatti io dall'alto dei miei 98 anni 9-8 anni, tutti lo devono sapere a Siena, chi non lo sapesse, tanto non sono una signorina di primo pelo e allora posso dire gli anni. All'alto dei 98 anni saluto tutti gli amici di Siena. Oh, bravissimo, il saluto del ragazzo che vi fa compagnia oggi, no? Allora qui c'ho Filippo Alberti, detto
Fasano. Fasano. Faccio Martina, che deliziosa. Io ti prego di togliere immediatamente questo occhiale perché c'ha degli occhi parlano. E guarda, è un volto straordinario. Grazie. Buongiorno. Io il soprannome non ce l'ho, a differenza loro. C'è Farise laggiù che è detto invece Michele. Mostro. Allora, dunque, con loro abbiamo una bella discussione. Allora, siccome io li vivo, loro due perlomeno, li vivo tutto l'anno perché sono sottoposti alla direzione artistica dell'operetta che li faccio io. E devo dire che sono anche un Tadaioli affezionati, veramente affezionati, perché oggettivamente io so che lui per esempio si dedica anche molto alle questioni per esempio relative ai Fantini, cerca di imparare anche lui, anche ieri noi avevamo uno, il ragazzo del Drago, che si occupava di questo, tutte le contrade noi troviamo questi ragazzi volenterosi, montano, smontano, tavoli, seggiole, economati, servizi, fanno ogni cosa, sono encomiabili. E devo dire, è un po' l'essenza delle contrade, è questa. In questi giorni, come diceva Luciano, no? Dove la torre non corre per squalificata e c'è però la rivale, l'avversaria in campo, forse anche pericolosa, già il fatto che sia in campo la rende per forza pericolosa. Allora, cominciamo un po' un giro di sensazioni, emozioni da parte vostra. Ma è un momento che ovviamente dobbiamo essere bravi anche noi come contrada a stare uniti, e penso che lo siamo, perché sicuramente loro sono in campo e noi no, quindi hanno sicuramente più possibilità di noi, e noi dobbiamo essere bravi come contrada, e sono fiducioso che possiamo comunque sfangarla e stare comunque, passare dei buoni 4 giorni per arrivare poi anche a un futuro migliore. Senti Martina, da donna la vivi esattamente come loro, perché la torre è una contrada molto moderna dove donne e gli uomini sono uguali, no? Sì, sicuramente. L'importante, come ha detto lui, è rimanere uniti in questa situazione. Inutile dire che la tensione c'è come ogni anno alla fine, che si corra o meno, e ci divertiamo in ogni caso, siamo uniti, passiamo pranzi e cene insieme, donne e uomini, come detto ora, e quindi la stiamo vivendo serenamente, diciamo, al momento. Ecco. Allora, invece a te ti voglio chiedere una cosa importante, che è relativa proprio al mondo, quello dell'ippica, e che ti frequenti in qualche maniera, l'ippica pariesca in questo caso. Cioè, quando voi andate dai Fantini a imparare la gestione del cavallo, eccetera, eccetera, ci andate perché avete ambizione a comprendere anche il lavoro del barbaresco in questo caso? Sì, ma comunque non per forza. Uno, la passione secondo me ci nasce e piano piano te la costruisci, magari sì, uno lo fa magari partendo dalla passione proprio per il cavallo, che alla fine è l'animale per eccellenza di questo gioco, e poi va bene anche per il gioco che è il palio, questi 4 giorni che poi, come si sa, partono da tutto l'anno, partono dai cenini del martedì, partono dalle chiacchiere fuori dalla società tutte le sere, e questo. Qual è la cultura che voi portate avanti? Allora, la torre ha uno spaccato storico importantissimo, se parlava Luciano prima, è l'unico rione che è stato rifatto, no, integralmente. Corazzo, da questa notizia. Bellino, molto bellino. Bello. Però di contro ci fu una sorta fuga da rione, perché furono mandati a abitare a Ravacciano, a Invalli. E poi dopo la guerra siete ritornati, e sono tornati tantissimi torraioli, io guardo le bandiere attaccate, cioè, i torraioli, cioè, ce ne sono tanti che vivono nel rione, però il rione non era più lo stesso, e quindi... Sì, forse mancava quella grinta, però ora è rinata completamente, no? Da questi giovani che sono molto... È stata la necessità, ma i giovani sono sempre stati in natura. La questione è, semmai,
come dire, c'è stata la necessità di ricostruire proprio il tessuto della contrada, umano, intendo. Sì, sì, sì. Le relazioni. Ma ci si è fatta perché molti di quelli attaccati veramente al territorio, quelli avevano trovato il sistema per ritornarci immediatamente qua, non sono mai andati via. Sicché hanno frequentato il solito Giubbe Rosse, sarebbe stato il vinaio del Rialto, del cosiddetto Cafiero. Queste riunioni ci sono sempre state, infatti nel 1923, quando è stato inaugurato il circolo dell'elefante della torre, anche allora avevano trovato un piccolo, nel momento che stavano ristrutturando, avevano un piccolo punto, un piccolo covo per potersi riunire. È stato importante in realtà, no? Perché secondo me nel percorso iniziale, a parte il 61, uno dei pari che vengono vinti da tutte 17 le contate, in quel momento lì ci fu dopo la guerra un pochino per uno, vinsero tutte, però poi dopo, quando il palio è stato differente, no? Cioè, è cominciato a essere nel trend ordinario, la torre, secondo me, e poi chiedo a te che c'eri, ha stentato un po' di più nel ritrovare la vittoria, e secondo me dipendeva dal tessuto del rione. Prima c'è stata la necessità di rifare il rione e poi dopo avete ritrovato le vittorie. Sì, noi è stata fatta dunque nel 1910, il mio babbo rivide la torre nel 1900, dopo 29 anni la rivide vincere nel 1939 con Galascia, e poi dal 39 insomma una serie di pali, insomma, dunque nel 61, nel 47, e poi insomma poi c'è stato il 2005 dall'altro, insomma. Allora io esattamente, io vorrei invece far vedere che qui insieme, questi sono soltanto tre ragazzi, ma qui dietro a noi ce ne sono tantissimi, e anche dentro la società che stanno seguendo la trasmissione. Ecco, appunto, è abbastanza interessante vedere quanti ragazzi ci siano, anche in nota che non sta correndo e che però so qui, che vivono fisicamente questi 4 giorni di palio con tutte le tensioni e tutti i nervosismi, come diceva prima Luciano. Loro non hanno subito i 40 anni, vero? Anzi, più 40 anni. No, loro sono generazioni fortunati. Loro sono stati molto fortunati, sì, questi ragazzi. Allora, invece torniamo un po' da voi, gli vuoi fare una domanda a te, a questi ragazzi? Allora, io avevo chiesto ieri ai ragazzi del Drago, come è gestito il palio, come tipo ora i cavalli si portano, non si portano, poi c'è una cosa, poi c'è un'altra. Ecco, ma è un argomento che voi vivete tutto l'anno o diciamo se ne parla un po' vicino al palio, durante i giorni del palio? Anche perché a breve siete voi gli eredi di tutto questo, cioè se è delle cose che non vi vanno, io l'ho detto anche nel Drago, e vi dovete incazzare, capito? Per far capire che c'è da cambiare certe situazioni. Sì, è un argomento dibattuto sicuramente tutto l'anno, e chiaramente noi si sta vivendo appieno questa situazione cioè abbiamo iniziato ora all'età adulta, diciamo, da contradaiolo adulto, e si sta vivendo, si è conosciuto quasi solo questa situazione, però dai racconti anche che ci fanno sicuramente andrebbe cambiato qualcosa, magari lavorato meglio su qualche ambito, e tocca a noi poi piano piano cambiarlo e fare in modo che magari nel futuro si torni, diciamo, a, come hai detto te, un palio. Ti faccio un esempio. Ieri una proposta, parlando proprio di questi argomenti qui durante l'ora di pranzo, di Salvatore Lado, ho detto, c'è anche io, disse, ma perché non si mette la regola che il sindaco sceglie 5 cavalli e 5 cavalli scelgano i capitani, onde evitare situazioni così un attimino deprimenti? È una proposta a cui non ci avevo mai pensato io personalmente, però ecco, se il sindaco segue cavalli e tutto, magari potrebbe accadere in futuro, però ecco, questa proposta io non ci avevo personalmente mai pensato,
però anche la questione dei cavalli, tanti esordienti, così è sicuramente un argomento dibattuto e che va piano piano cambiato forse qualcosa o migliorato qualcosa anche per la salvaguardia dell'animale stesso, che a volte, essendo esordiente, si ritrova in delle situazioni che non riesce nemmeno a gestire benissimo. Allora, ricordiamo una donna importante della famiglia Misciattelli, nel 61 la mamma e nel 2005 la figlia Aurora. Allora, voi donne dovete prendere un po' il comando, ormai le donne in tutto il mondo, in tutti i vari settori, sono elementi di attenzione e di guida. Sicuramente negli anni sono cambiate tante cose e ora siamo arrivati in una situazione dove non ci sono distinzioni, grandi distinzioni, come è giusto che sia. Esatto, e sia uomini che donne fanno servizi nella torre, prendono parte a cenini, riunioni, quindi come è giusto che sia. Però faresti il capitano? Io personalmente no, perché ritengo che ci siano persone che possono, diciamo, che hanno un bagaglio culturale più grande del mio sicuramente in fatto di palio, di contrade. Ci sono tante dinamiche dietro al palio, la scelta dei cavalli, dei fantini, che noi giovani stiamo scoprendo ora ascoltando persone come Luciano, come tanti altri, come i nostri genitori. Quindi sicuramente in questo momento non saprei rispondere a questa domanda, forse magari più avanti, ma forse no. No, anche perché, cioè, come dicevo precedentemente, voi siete le generazioni che a breve, insomma, fra un po' di anni, una manciata di anni, sarete a indicare dirigenti, a votarli, a arrabbiarsi anche con loro, perché bisogna anche arrabbiarsi, no? Quando le cose non vanno, perché se si fa distratti il palio poi va un pochino in crisi. Allora, te da grande che vuoi fare? Dipende... Che cosa? Nella torre? A me mi garberebbe nella torre arrivare un giorno in cui dici che vinci il palio quando lo devi vincere, e comunque mi piacerebbe avere anche qualche ruolo un giorno, sicuramente in futuro, anche sia in ambito palio che in ambito di contrada. Sono due ruoli completamente diversi, però entrambi molto belli e comunque danno soddisfazione entrambi, perché sia che tu faccia parte dello staff palio o nella dirigenza di contrada, è comunque una grande soddisfazione rappresentare una contrada importante come la torre. Allora, passiamo un attimo la linea allo studio, dove c'è l'aperitivo vero, questo è solo virtuale come ieri nel Drago, e poi non ci toccava niente, a te che ti devi toccarlo. Allora, linea allo studio, poi riprendiamo la linea per continuare a parlare con i ragazzi e con il ragazzo della torre. Linea allo studio. Grazie Franco, grazie per la linea. Stavamo parlando con Giacomo Nardi del Chianti Classico di OCG annata 2021, è già nei nostri bicchieri. Esatto, allora ovviamente si parla di uno dei consorzi, anzi il consorzio di vino rosso toscano che ha festeggiato proprio quest'anno i 100 anni di storia. Sono stati anche i nostri ospiti. Esatto, e quindi ecco, diciamo, io appartengo a una delle uga secondo me più importanti. Poi ovviamente ognuno, l'originario della uga dice sempre che l'uga è una di riferimento, però insomma Castellina, diciamo che è per me molto molto interessante, perché ha delle difformità incredibili, cioè si parte dai 200 metri fino ad arrivare a 580 certo. metri, e micro terroir completamente diversi, quindi si passa dall'argilla a terreni ricchissimi di scheletro, quindi galestro, macigno, eccetera eccetera. E il bello, ecco, insomma, noi è una visione di antilassico giovane, sicuramente tanta beva, tanto frutto, freschezza, anche se in questi giorni, come dicevamo, insomma, bere vini rossi bisogna avere una certa delicatezza anche da parte e abbassare decisamente la temperatura. Esatto. Di servizio. E però ecco, il Sangiovese è uno dei vitigni assolutamente padroni della Toscana,
è bello oggi confrontare due aziende. Esatto, esatto, proprio perché protagonista il tuo Sangiovese, ma anche il Sangiovese del dottor Alberto Landi, ecco, che è uno appunto dei protagonisti di oggi. Ci sono qui con me due cugini, un imprenditore Francesco Landi alla mia destra e il dottor commercialista Alberto Landi, che hanno fatto un progetto veramente molto interessante. Sono, ecco, due tipologie di vini diversi, un Sangiovese e un Merlot. Alberto, iniziaci a parlare brevemente, poi io lancio subito la pubblicità e ne parliamo bene, dopo. Bene, grazie, grazie a tutto, grazie Valentina, grazie all'emittente per il graditissimo invito. Dunque, un breve cenno sul progetto. Tu hai citato me e mio cugino Francesco. Il progetto si inserisce nella nostra piccola azienda agricola di famiglia, fondata da mio padre e mio zio. Casanova di Pietrafitta. Casanova di Pietrafitta, in cui ovviamente vi era anche il nonno, che era stato il primo, diciamo, fondatore ed anche diciamo molto volenteroso di produrre vini di alta qualità. Insieme a mio cugino Francesco e anche a mia sorella Maria Giulia abbiamo messo in piedi questo progetto, un progetto un po' desueto per quello che è diciamo il comparto nella nostra zona, perché noi puntiamo a una quantità molto molto bassa di vino. Considerate, produciamo 3500 bottiglie integralmente prodotte dalla nostra cantina piccolissima, cercando un'alta qualità. Il nostro obiettivo è quello di fare vini di alto livello, esclusivi, molto banalmente. Decisamente sì. E se tu produci Chianti Classico, con Francesco dopo la pubblicità andiamo a parlare invece del suo Bogart primo Merlot. Pubblicità. Bene, torniamo in diretta. Siamo nel terzo di San Martino, ospite della Fontana della Torre, con Luciano Ghezzi e i suoi ragazzi, perché te sei sempre con i ragazzi, no? Sono i miei ragazzi, io li chiamo, perché io la sera quando esco di casa e vengo incontrata cerco loro, perché da loro ho tanto da imparare. Loro mi chiedono a me e io li comunico anche delle cose che loro non sanno, ma da loro io ho imparato tanto. Ho imparato come si vive oggi la vita da diciottenni, da ventenni, da 25. Mi cercano, il loro saluto per me è un'iniezione di gioventù che mi fanno, è una flebo. Allora, una domanda: con le rivali si campano pali e squalifica. Voi avete collezionati come altre contrade, senza rivali si vince pali. Allora è giusto questo? Giusto. Quello è difficile da stabilire. Sicuramente palio con la rivale è secondo me un'altra cosa rispetto a essere senza rivali, anche per un rispetto che provi per la rivale, per il fatto della stessa tensione quando si corre la rivale e te sei fuori. Ma tutte le volte muovi una mano, poi sta fermo due giri, cioè, capito? Quello è sicuramente un fatto da ragionarci sopra, perché ti ritrovi sempre in situazioni scomode e magari anche, come hai detto, a prendere pari di squalifica quando provi a fare qualcosa contro la rivale. Quindi sicuramente puoi fare un po', cioè, ora come ora c'è un po' le mani legate nel palio di oggi. Lei bisogna trovare il sistema per slegarle, eh? Sì, è un argomento in cui magari che dibattuto tutto l'anno e magari ora piano piano i capitani troveranno una soluzione, non lo so. Ecco, io ho 21 anni, non so ancora quale possa essere la soluzione. Sentiamo la girls. Ma allora, noi chiaramente possiamo parlare per, diciamo, nostra esperienza personale, perché noi abbiamo la nostra rivale e riteniamo fondamentale la presenza della rivale nel palio, perché anima il palio, stimola le contrade, fa parte di questo gioco alla fine. E sicuramente a prendere una squalifica ci vuole veramente poco, ora come ora, e noi lo sappiamo bene, però
secondo me non è eliminando la nemica che andiamo a risolvere questa situazione, perché eliminando la nemica eliminiamo tante altre cose, tante emozioni, tante esperienze. Tra una nemica, tra le nemiche ci deve essere rispetto durante il palio, durante tutto l'anno e proprio nel giorno del palio. Quindi è un argomento molto delicato e anche io come Michele probabilmente non saprei dire qual è la soluzione, perché non ce n'è una, non c'è un'unica soluzione purtroppo, ci sono troppe dinamiche dietro. Però il palio ha ragione Franco, le contrade che hanno i rivali non lo vincono, questo è un dato di fatto. È un dato di fatto degli ultimi anni, purtroppo si è iniziata questa scia che vincono le contrade che non hanno rivali e è una cosa che è il palio di adesso, sicuramente noi l'abbiamo visto in questo modo, ma gente più grande di noi ha visto un altro tipo di palio che a mio modo di vedere era anche più giusto e più corretto, perché il palio con le rivali ti dà anche quel brivido in più, sempre portando il dovuto rispetto alla rivale, anche se non tutti lo fanno, però va sempre portato il giusto rispetto. E il palio con la rivale può sempre essere fatto, sta alle dirigenze farlo al meglio e sperare che tutto vada per il meglio. Allora, dunque, io vorrei dire una cosa, ma un po' accennata anche ieri, cioè il palio è in movimento, no? È vivo, fisicamente vivo, però anche nello se io guardassi lo scorrimento dei secoli, a volte siamo rivali per un lungo periodo, ma a volte le rivalità durano, che ne so, 50 anni, poi finiscono. Se, ora, a parte il caso Torre, no? Ma anche nella domanda che ha fatto prima Franco a Luciano, le due rivali, poi l'onda, voi non l'avvertite più come tale, e quindi è cambiata anche questa cosa, evidentemente, nel tempo. Quindi anche le rivalità e le alleanze, alla stessa maniera, come vanno, vengono, ecco, quello di questo, sostanzialmente. Per cui non è che dovete immaginarvi un qualcosa di immobile, la vostra vita comprenderà anche la possibilità forse di cambiare. Allora, siamo in chiusura, battuta velocissima partendo da Luciano. Oggi comandano più Fantini o le contrade? Ma così, io ora dentro non ci sono perfettamente come c'era una volta, no? E capivo tante cose, ma a me mi sembra che Fantini abbiano una bella voce in capitolo. Le contrade sì, sono un po' succubi di questi Fantini, diciamo la verità. Speriamo che cambi, ma non cambia. Ormai ha preso una strada che è difficile poter ritornare alle vecchie maniere, alle vecchi sistemi. Siamo i giovani? Secondo me dipende anche dalle contrade, a volte da qualche contrada e qualche situazione diversa. Ora dare un netto giudizio secondo me non è anche ingiusto per qualche contrada, però ecco, dipende, secondo me dipende dalle situazioni. La diplomazia non paga, eh? Te che dici? Che sicuramente ora come ora i Fantini hanno una grande influenza. E la donna com'è più determinata? È vero, se ne parla tutto l'anno alla fine di questa cosa, quindi è inutile negarlo. E sicuramente chi più chi meno sta alle contrade gestire bene questa situazione. Quindi sì, come abbiamo detto finora, il palio è in continuo mutamento, quindi... Sono d'accordo totalmente con lei, e anche secondo me i Fantini stanno prendendo un ruolo un po' più importante e i capitani dovrebbero essere più bravi a gestirli e insomma a farsi rispettare, così che le contrade continuino di più che Fantini, come dovrebbe essere. Bravissimi. Allora, noi andiamo in chiusura perché io devo andare a fare la diretta con gli ex Fantini. Allora, ringraziamo innanzitutto la contrada della Torre che ci ha ospitato, Luciano Ghezzi che è stato con noi. Da un abbraccio alle mie ragazzine che a me mi danno una gioia, perché quando le vedo... Bene, 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 le ragazzine, poi guardiamole, riprendiamole. Sono da riprendere, sono l'anima, direi, pulsante della contrada.
Sì, però è importante che devono capire che se c'è da modificare certe cose vanno modificate, cioè non facciamo gli struzzi. Abbiamo delle ragazze molto brave anche nel poter gestire queste cose e noi faremo delle riunioni, grazie Franco di averci stimolato, faremo di più per trovare il meglio. Bene, io vi ringrazio, Luca, salutiamo, facciamo una bella frizza, inquadra quel gruppo di giovani ragazze che sono tutte ocaiole. Stasera siete a cena, quanti siete stasera a cena? Più di 1200, vero siamo? Sì, circa 1300, noi ci sfoghiamo mangiando e bevendo e cantando e così la torre è sempre viva. È sempre viva. Allora dalle torri è tutto, passiamo la linea allo studio per il termine dell'aperitivo e poi fra pochi minuti ci sentiamo con il tavolo con i Fantini e chiaramente torniamo a parlare abbastanza specificamente e tecnicamente del palio. Grazie alla torre, grazie ragazzi, grazie a Luciano. Grazie Luca. Grazie Franco per la linea, ti aspettiamo qui in Piazza Indipendenza. Stavamo facendo due chiacchiere con Alberto Landi e il suo Vigna Alpero, il suo Sangiovese 100%. Allora, adesso ce l'abbiamo anche nei bicchieri, quindi possiamo anche assaggiarlo. Prendiamoci un attimo per noi. Dimmi qualcosa in più, Alberto. Sì, Valentina, dunque, questo è un Sangiovese in purezza monovarietale che nasce dal singolo vigneto che abbiamo su nella nostra proprietà, sono circa 6.000 metri, quindi 2/3 di ettaro, vigna di età indefinita nel vero senso della parola perché il vigneto era già esistente nella proprietà quando è stata acquistata a fine degli anni 70, è stato ovviamente restaurato. Un vino, un Sangiovese, vuole essere espressione massima a nostro modo di vedere del Sangiovese, quindi elegante e molto fine e lineare. Ecco, questa è la nostra idea di Sangiovese. È un Sangiovese effettivamente interessante, molto versatile e, dici bene, molto molto elegante. E se per la tua anima abbiamo definito, trovato un Sangiovese, per Francesco Landi qui alla mia destra, che sicuramente è l'anima più rock di casa, sicuramente. Ciao Francesco. Abbiamo invece il Bogart primo, perché ecco, tu sei conosciuto effettivamente come Bogart, che è un 100% Merlot. Francesco, in primis io voglio sapere come mai tu hai pensato di iniziare a produrre vino e come mai questa etichetta, perché poi se ce la fanno anche ad inquadrarla, le etichette sono perfettamente, disegnano perfettamente le due anime dei due cugini Landi. Sì, allora, buongiorno a tutti, grazie Vale, ti voglio bene, lo sai, siamo anche amici. Grazie per questo invito, grazie a Canale 3 Toscana. Figurati, un piacere. Analizziamo un attimo le etichette. Vedete bene, no? Una è Bogart primo, una è Vigna Alpero. Una è elegante, che ovviamente non è la mia. È quella di Alberto Landi. Un po' più appariscente, cioè c'è la mia faccia. Allora, io voglio dire una cosa. Perché c'è la tua faccia? Dimmi. M'hanno fregato, cioè il mio cugino m'ha fregato. Alberto è mio cugino. Io sono un po' la parte più, diciamo, più creativa, come si può dire, più creativa, più rock, più estrosa esatto, della famiglia. Mi ha detto chiamate Bogart, prendiamo noi i nostri ettari e facciamoci del vino. Io all'inizio gli ho detto: Alberto, ma che dici, cioè, te c'hai il tuo lavoro, un commercialista. Io tu sei un imprenditore perché sei un ristoratore, hai il Cantuccio a Castellina, insomma, quindi chi non lo sa, e per chi non lo sa invitiamo a venirti a trovare. Sì, io sono partito un po' come la pecora nera di famiglia, tutti i commercialisti, io ho detto no, basta, voglio studiare teologia, poi che ci fai con teologia? Allora andiamo nella ristorazione. Sei super simpatico. E quindi, insomma, ora, a parte gli scherzi, gestisco il bed and breakfast che abbiamo di famiglia da ormai 12 anni, gestisco delle ville e 5 anni fa ho preso insieme al mio socio Pasquale Tuccino e Aleandro Mastroni, conosciuto molto nell'ambiente chiantigiano, rilevando un'attività proprio nel periodo Covid, quindi nel periodo più difficile, ci abbiamo puntato, ci abbiamo creduto, grazie a Dio
abbiamo buoni risultati e abbiamo un ristorante, due enoteche e una gelateria proprio nel centro. Ed è proprio dal ristorante che parte tutto, perché un ristoratore poi si inizia a provare sempre più vini e a una certa dice: io voglio provare a fare il mio, no? Giusto? Esatto, proprio per questo Alberto, mio cugino, è la parte più, diciamo, intelligente, no. La testa, ah, sì. Si può dire anche la parte, sai, magari più visionaria, la mente. Diciamo più visionaria. Ha visto bene di creare appunto queste due etichette coinvolgendomi, e io ripeto, all'inizio ero un po' titubante, poi a un certo punto mi ha detto: guarda, proprio per convincermi, perché io ho tanti impegni. Io inizio a versare Bogart, certo. Tu parla tranquillo. E mi ha detto: dai Bogart, andiamo, facciamo sto vino, facciamolo noi. Io ripeto, ero molto titubante all'inizio per l'impegno, perché ovviamente fare un vino è come tutte le cose, ci vuole tempo, ci vuole persone e ci vuole passione soprattutto. Esatto, infatti abbiamo anche un ragazzo con noi che è poi entrato in società con noi, il quale ringrazio, che segue proprio più fisicamente le vigne durante la stagione. E niente, e alla fine ho dovuto accettare, perché mi faceva mio cugino: dai, per convincermi, mettici la faccia. Io: no, guarda, grazie, io la faccia già la metto in tutto quello che faccio, mettici la faccia proprio fisicamente. Ho fatto: Alberto, va bene, io la faccia ce l'hai messa in etichetta. Ce l'ho messa, guardate, e proprio lui intendeva in etichetta e l'ho messa. E quindi diamo un attimo alla pubblicità con la tua faccia e con la tua etichetta. Vai, a tra poco. Siamo tornati in studio, ormai è quasi la fase finale, Francesco versa ancora un po' del suo Bogart primo. Allora, caratteristiche tecniche di questo Bogart primo: è un 100% Merlot, è un Toscana IGT, quindi è un IGT 20 filari per un totale di 3.300 metri quadrati, cordone speronato, il sistema di allevamento, ed è un Merlot, ecco, quindi un progetto completamente diverso rispetto a quello di tuo cugino Alberto, Francesco. Sì, allora, quando ovviamente, ripeto, mi ha coinvolto mio cugino e appunto ci ho messo la faccia in tutto e per tutto, ho voluto fortemente che venisse un vino, vero Alberto? Un vino senza dubbio. Che mi piacesse. A me piacciono sti vini molto... Tanto quello che non ti piace si vede, lo so. Si vede, va bene. Quindi, questo vino ti piace? Sì, mi piace molto. Infatti, ora l'ho versato a tutti, vorrei anche un parere vostro. Adesso, facciamo un bel gioco finale. Chiediamo anche un bel parere tecnico a Giacomo Nardi, che è nel settore da molto più tempo di voi, perché voi effettivamente siete neofiti. Che ne pensi, Giacomo, di questo Merlot? Ma allora, io intanto ringrazio davvero Canale 3, perché era circa 5 anni che io sentivo parlare di tutti e due i vini, ma soprattutto di Bogart primo, e lo dovrei distruggere, perché c'è stato un siparietto durante il mio matrimonio, un discorso che le dovrei fare un po' pagare, però sarò molto sincero. Allora, credo che a Castellina in Chianti, ma nella zona del Chianti Lazio in generale, i Merlot abbiano trovato una casa perfetta. È brutto da dire da Chiantigiano al 100%, però anche noi produciamo un Merlot che Bogart conosce, che Francesco conosce, Alberto conoscono. Serrico, esatto. Buonissimo. E dico la verità, sono stato sorpreso in maniera super positiva, perché ero molto titubante che da ristorazione e commercialista potesse venire una grande espressione di Merlot. E invece sono stupito, perché è veramente un grande Merlot e un grande Sangiovese. Jack, mettilo in bocca un attimo, assaggiamolo un attimo. Assaggiamolo tutti insieme, così vino, facciamo anche un brindisi finale a questo punto. Questo vino rappresenta proprio me, è ruffianone, senti com'è piacione. Proprio un vino che ti fa l'occhiolino, assaggialo. Sì, è un attimo. Veramente un vino da pochette, e con questo chiudo. Invece vogliamo fare un'altra cosa, vogliamo riservare, utilizzo il termine riserva perché poi avevamo anche la riserva, noi riserviamo la riserva per il pranzo che abbiamo qui alle nostre spalle, ci daranno poi loro, i nostri ex fantini, una loro impressione. E io nel frattempo saluto tutti voi, vi ringrazio. Grazie mille. Vi ringrazio.
ringrazio tutti. Questo momento di aperitivo è sempre così interessante. E a questo punto ci vediamo domani con l'aperitivo e lascio la linea al pranzo degli ex Fantini. Grazie. Di nuovo, grazie a tutti.